la vittoria della Coppa UEFA, il bellissimo campionato giocato da Ronaldo, lo scudetto perso per un'inezia fanno sì che all'inizio della stagione 98-99 la squadra allenata da Gigi Simoni parta con i favori del pronostico. Il gruppo nerazzurro è molto forte e ha in Ronaldo il suo leader. In estate la struttura della squadra è stata rinforzata senza badare a spese da Moratti. Il presidente, sognando una coppia d'attacco stellare, compra Roberto Baggio che con Ronaldo dovrebbe dare alla squadra un gioco spettacolare. Oltre al codino più famoso del mondo, la società di Via Durini ha ingaggiato anche un bel po' di giovani stranieri in cerca di affermazione, da Dabo a Silvestre, da Simic a Frey. La dirigenza interista in Italia ha preso due talenti, Andrea Pirlo e Nicola Ventola. Siamo in nove, io sono tra i più giovani e ho tanto da imparare. E chi meglio di Ronaldo, Baggio, Zamorano, Djorkaeff possono farmi imparare qualcosa. Quindi io sono qui per imparare, chiaramente quando sarò chiamato in causa, di dare il meglio di me stesso. Questo squadrone di fuoriclasse affronta il ritiro estivo con grande entusiasmo, anche se alcuni giocatori sono stanchi perché reduci dai mondiali di Francia. Ronaldo è tra questi. In quell'anno devo dire che tutti i giocatori furono bravissimi, tutti mi diedero la loro disponibilità, io lasciavo fuori domenicalmente uno o l'altro, nessuno si è mai lamentato, solo una volta un giocatore. C'erano giocatori, è chiaro che come Ronaldo facevano la differenza per le qualità tecniche o di Djorkaeff, e c'erano dei giocatori che moralmente erano importantissimi, che psicologicamente incidevano tantissimo sulla squadra, primo su tutti Simeone. Simeone è un vincente, un motivatore incredibile. Bergomi, Pagliuca, Winter, Moriero furono fondamentali. La stagione 98-99 per l'Inter incomincia con un triplice impegno: Champions League, campionato e Coppa Italia. In tutte e tre le manifestazioni i nerazzurri partono con il piede giusto, anche se il gioco non sempre convince. In campionato, dopo quattro giornate, la squadra è seconda alle spalle della Lazio, con Milan, Juve e Roma. La brutta sconfitta con il Real Madrid in Coppa Campioni per 2-0, con Simoni che tiene Baggio in panchina, fa perdere le staffe a Moratti, che inizia a riconsiderare la posizione dell'allenatore. Il 20 settembre poi, nel corso di Inter Piacenza, Ronaldo, autore del gol della vittoria, è vittima del riacutizzarsi della fastidiosa tendinopatia che lo perseguita da mesi. Lo stop del brasiliano sarà di 4 settimane. La squadra nerazzurra perde in brillantezza di gioco. Simoni poi impiega Baggio a sprazzi. E così, quando l'Inter a ottobre perde in casa 5-3 con la Lazio, il tecnico si trova subito al centro di infuocate polemiche. Sette giorni dopo arriva un'altra sconfitta a opera della Juve. E quando il 1 novembre il Bari si impone per 3-2 a San Siro, la panchina di Simoni comincia seriamente a vacillare. Secondo anno, è iniziato male anche sul campo. Abbiamo fatto una brutta partita con la Lazio, una delle prime, perdendo. Poi dopo fummo sconfitti malamente 2-0 dal Real Madrid. Fui criticatissimo per quello. Ronaldo non era in grandi condizioni perché veniva da quella discesa barcollante dell'aereo, e nel quale aveva evidentemente sofferto di qualche problema, e quindi ci ha messo un po' a trovare la condizione. Però in quel momento cominciavamo a star bene, Baggio si era inserito, Ronaldo si era ripreso. Alla 10ª giornata la sfida è con la Fiorentina capolista e ancora una volta i nerazzurri rimediano una sconfitta. Simoni capisce che ha i giorni contati. Ma si è alla vigilia di una gara importantissima, il ritorno con il Real Madrid. Il 25 novembre a San Siro, contro gli spagnoli, l'Inter sfodera una prestazione di grande carattere vincendo per 3-1 con una doppietta di Roberto Baggio.
La domenica successiva la squadra si impone per 2-1 sulla Salernitana, ma il 30 novembre il presidente Moratti esonera il tecnico di Crevalcore, reo di non aver dato un gioco all'Inter. Ho spiegato le ragioni di questa decisione, che non nasce soltanto così, nasce anche da esigenze della squadra. È evidente il fatto che il gioco comunque non ci fosse, al di là della capacità, della professionalità e quindi tutte le giustificazioni che può avere Simone in questo caso. Non era previsto, almeno io non avevo avuto alcun sentore. Sì, chiaro, sapevo che la società non era contenta di come stanno andando le cose, questo sì, effettivamente nessuno era contento del quinto posto o non lo so, del quarto. L'amarezza grandissima, dico da piangere perché un po' non voglio fare lo strappalacrime, però insomma ci ero rimasto male, mi sembrava molto strano. Tra l'altro con quella vittoria sul Real Madrid, ci tengo anche a dirlo, insomma eravamo qualificati primi davanti al Real Madrid per la Coppa dei Campioni, per i quarti, quindi insomma non è che eravamo così messi male. Da quando è andato via è dispiaciuto moltissimo, perché comunque Gigi conosceva l'ambiente, aveva vinto la Coppa UEFA, c'era una immensa fiducia da parte della squadra nei suoi confronti. Al posto di Simoni viene ingaggiato Mircea Lucescu, che però non darà la svolta attesa. L'Inter incomincerà a fallire lentamente tutti gli obiettivi. Esce dalla Coppa Italia per mano del Parma, viene eliminata ai quarti di Coppa Campioni dal Manchester e conclude il campionato all'ottavo posto. È quanto basta per decretare il fallimento dell'operato del tecnico rumeno. Al termine di una stagione così tribolata, Moratti vuole andare sul sicuro e ingaggia Marcello Lippi, l'uomo che negli ultimi anni ha fatto grande la Juventus. Non mi sento obbligato a vincere, io mi sento desideroso di vincere. Oltre Lippi, la dirigenza interista mette a segno un altro colpo di mercato, è quello di Christian Vieri, acquistato dalla Lazio per 90 miliardi. Notevole comunque tutto il calciomercato nerazzurro con gli arrivi di Di Biagio, Jugovic, Panucci, Peruzzi e del libero Blanc. La stagione 99-2000 tutti prevedono che sarà colorata di nerazzurro, la squadra è infatti fortissima. Avverto l'importanza del ruolo e dell'impegno che sono andato a svolgere e della grande attesa che c'è nei confronti di questa squadra, di questa società, di questo allenatore, di questa campagna acquisti che è stata fatta, di questi 10 anni che questa squadra non vince niente, cioè tutte messe insieme queste cose. Insomma, no, una grandissima attesa nei confronti di questo ambiente. E questo l'avverto, però non mi crea nessun'ansia, anzi mi stimola ancora di più. L'Inter sarà protagonista di partite formidabili come il 5-1 sul Parma, ma anche di arresti inspiegabili come la sconfitta a Venezia. Nel corso di un esaltante 6-0 inflitto a Lecce si infortuna al tendine rotuleo Ronaldo. Il brasiliano sarà operato il 30 novembre 1999 a Parigi, rientrerà in primavera. Oltre Ronaldo anche Vieri per tutta la stagione deve fare i conti con problemi fisici e così la squadra di Lippi non riesce mai realmente ad esplodere. Il 12 aprile 2000 si gioca all'Olimpico la finale di andata di Coppa Italia contro la Lazio. A 5 mesi dal suo infortunio rientra in campo Ronaldo. Lo stadio romano gli tributa un caldo saluto. Ma dopo solo 6 minuti dal suo ingresso in campo, Ronaldo si fa male allo stesso punto dove era stato già operato. Il suo grido di dolore commuove i tifosi presenti e quelli di tutto il mondo. Eravamo tutti molto dispiaciuti. Perché? Perché sapevamo quanto Ronnie aveva fatto per tornare e ricadere ancora nello stesso infortunio. Credo che tanta gente interista pura pianto. La volta che Ronaldo si è fatto male in campo, che era proprio una tragedia greca, cioè sembrava scritto, sembrava una cosa terrificante, sembrava finto, insomma. E quello è stato veramente un grande dolore, perché era stato curato, si era curato, si era riempito di speranze, di possibilità, e poi si è spaccato proprio in una situazione incredibile. Il giocatore brasiliano ancora una volta si farà operare in Francia. Da quel momento in poi il campionato procede senza grandi picchi e nonostante le assenze di Ronaldo e Vieri, Lippi utilizza con il contagocce Roberto Baggio, reo di non andare troppo d'accordo con l'allenatore. Comunque sapevo già che io non avrei avuto spazio nell'Inter l'anno dopo, perché scadeva il contratto, comunque si parlava della riconferma di Lippi. A me non interessava il dopo, a me interessava quella serata.
Mi interessava comunque lasciare il segno perché non avevo mai avuto la possibilità di farlo. Ma sarà proprio Baggio a regalare l'emozione più grande della stagione nella gara con il Parma, valida per lo spareggio che deciderà l'entrata in Champions League. A pochi minuti dalla fine il codino magico segna una doppietta che regala all'Inter di Lippi l'Europa. Una grande partita. Io comunque avevo accettato tutto quell'anno, tutto e di più. Avevo fatto il professionista al 1000 per 1000, non al 100%, al 1000 per 1000. Per cui non dovevo assolutamente nascondermi dietro a niente. Aspettavo solo un'occasione per dimostrare che ero quello che qualcuno cercava così di fare apparire in maniera sbagliata. Dopo aver chiuso il campionato al quarto posto ed essersi qualificati per la Champions League, gli uomini di Lippi in estate contro la Lazio si giocano la Supercoppa italiana, ma vengono sconfitti per 4-3. La sconfitta in Supercoppa e la negativa partenza nel campionato 2000-2001 fanno andare su tutte le furie Marcello Lippi, che al termine di una gara con la Regina, il primo ottobre, si dimette. Non esiste che facciamo partite di questo tipo qua. Non è giusto questo nei confronti di nessuno. Di chi ci paga e di chi ci viene a vedere. Io fossi presidente, manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori, li attaccherei tutti al muro e li darei di calci nel culo a tutti, perché non esiste giocare in questa maniera. Al tecnico viareggino subentra Marco Tardelli. All'Inter intanto è arrivato un giocatore molto talentuoso, il suo nome è Hakan Şükür. Lui e Recoba riescono a tenere elevato il rendimento della squadra, nonostante l'allenatore mostri di non avere le idee chiare, cambiando continuamente formazione. Le uniche soddisfazioni del 2000-2001 sono la qualificazione alla Coppa UEFA e l'aver chiuso il campionato 2 punti sopra il Milan. Per la stagione 2001-2002, archiviato Tardelli, Moratti si affida a un allenatore sulla cresta dell'onda, l'argentino Héctor Cooper, che ben si è comportato con il Valencia. Schietto, corretto, molto bravo nella gestione dei giocatori, quindi del gruppo, anche perché vengono trattati tutti alla stessa maniera. In lui molti rivedono Elenio Herrera. Cooper ha poi delle filosofie di gioco particolari. Quell'anno arriva anche un giocatore brasiliano di grandi speranze, Adriano, che incanta tutti una sera d'estate a Madrid segnando un gol spettacolare nella gara contro il Real per il trofeo Bernabéu. Sì, con Adriano così ho avuto la fortuna, diciamo, di passare un po' di giornate. Mi ha colpito molto così il suo modo di fare e soprattutto, come dire, la sua giovinezza, la sua modo di rappresentare un calcio infantile nel senso positivo, no? Di essere ancora il bambino che gioca a pallone, ma anche in diversi aspetti, non so. Per esempio, in una posa fotografica doveva fingere di dormire ai bordi di una piscina e si è addormentato per davvero in 20 secondi, quindi con quella facilità che hanno i bambini di addormentarsi. Oppure spostandoci da un posto all'altro con gli amici di Rio che erano venuti a trovarlo, scherzava per strada, faceva giochi con la gente che trovava, quindi questo bisogno di divertirsi. E in questo molto simile quindi al Ronaldo, al primo Ronaldo, quello che arrivò all'Inter. L'inizio dell'Inter di Cooper è brillante. Dopo 4 giornate la squadra è prima a pari punti con Juventus e Milan. Anche in Coppa UEFA si parte con il piede giusto. L'Inter batte nettamente sia il Brasov che il Wisla Cracovia. Dopo un breve passaggio a vuoto con Milan e Udinese, l'Inter riprende il suo cammino trionfale in campionato battendo Lecce e Fiorentina, Atalanta e Brescia. Poi l'incredibile KO a opera del Chievo e poi ancora vittorie con Verona e Piacenza. I nerazzurri sono secondi in classifica a un solo punto dalla Roma capolista. Intanto la società registra una scomparsa dolorosissima. Nel mese di dicembre, nel giorno del suo 80° compleanno, si spegne l'avvocato Giuseppe Prisco, vicepresidente dell'Inter dal 1963. Una figura carismatica dei nerazzurri e soprattutto un uomo di garbo e valore. La stagione procede con una spina nel cuore. In Coppa UEFA, dopo le vittorie con AEK Atene e Valencia, l'Inter agguanta la semifinale con il Feyenoord. Ma una sconfitta casalinga per 1-0 e il pareggio in Olanda per 2-2 decretano l'esclusione dei nerazzurri dalla Coppa. Non rimane che il campionato. La volata per il titolo finale è a 3. Si contendono lo scudetto Juventus, Roma e Inter. All'ultima giornata i nerazzurri hanno un punto di vantaggio sulla Juventus e 2 sulla Roma e devono giocare all'Olimpico con la Lazio. Una partita che dovrebbe essere una formalità.
Solo 90 minuti li dividono dal loro 14° scudetto. L'atmosfera dello stadio romano è di autentica festa, ma i giocatori dell'Inter si dimenticano di parteciparvi. Una sorprendente Lazio, allo sbando fino alla domenica precedente, gioca la partita della vita e batte l'Inter 4-2. Lo scudetto va alla Juventus e l'Inter finisce terza. Allo stadio i tifosi nerazzurri sono attoniti. L'atmosfera è irreale. Il presidente Moratti non maschera la delusione. Io, leggendo i giornali la settimana precedente, in cui sembrava tutto facile, avevo già avvicinato i giocatori dicendo di non fidarsi di questa storia facile, perché facile poi nel calcio non c'è assolutamente niente, niente ti viene regalato. E un po' quindi non mi fidavo, e un po' durante la partita mi è sembrato adagio che anche mentre eravamo in vantaggio che era difficile crederci, e quindi, perché forse non ci credevano i giocatori, cioè si sono spaventati i giocatori durante la partita. E allora questo ha fatto sì che fosse una giornata terribile, ma soprattutto la vedevo terribile per i tifosi, cioè mi dispiaceva del regalo ovvio che invece era diventato negato. Una data che ho cancellato, perché una data, credo che una delle più triste della mia carriera come calciatore. Le lacrime di Ronaldo alla fine della gara con la Lazio sono il segno di una resa psicologica del giocatore brasiliano che, dopo l'ennesima delusione con la maglia nerazzurra, lasciando allibiti i tifosi, chiede a Moratti di andar via. Lo vuole il Real Madrid. No, devo dire che al momento voleva andare via, che se ne andasse, insomma, mi sembrava, insomma, certo non l'avrei venduto se il Real Madrid avesse continuato a far finta che fosse una cosa ovvia, normale, che di poco costo, insomma, per loro. Ma nel momento in cui si arrivava anche a un valore giusto, il giocatore aveva questa volontà e la ribadiva, questa volontà, naturalmente con la ragione o la scusa del difficile rapporto con Cooper, se stante questa situazione, insomma, mi sembrava giusto che andasse. Ma io gli ho chiesto a Ronaldo, c'è stato un incontro a casa mia, ripreso anche dalle fotografie e televisioni nel cortile di casa, in cui doveva esserci chissà quale tipo di chiarimento. In realtà fu un pranzo abbastanza tranquillo, in cui soprattutto chiedevo a Ronaldo di trovare una ragione vera, di non dirmi di Cooper, perché in quanto non mi sembrava che Cooper fosse una ragione così determinante, e oltretutto, sapendo la mia facilità a cambiare allenatori, non era neanche definitiva come scelta sotto un certo aspetto. E invece no, insistette molto sul fatto di Cooper, e lo ripete ancora adesso, quindi vuol dire che forse c'era stato esattamente un cattivo rapporto, e la mia decisione di non dar via Cooper, di tenere comunque Cooper, forse lo metteva in condizioni difficili, insomma. E così, dopo 4 anni, una Coppa UEFA vinta e 2 infortuni gravi, Ronaldo saluta l'Inter e Moratti, un presidente e una squadra che lo hanno sempre viziato. La seconda stagione di Cooper inizia bene. Ronaldo viene sostituito da Crespo e dal Parma arrivano Almeida e Cannavaro. Eravamo una squadra forse brutta da vedere, infatti tutti ci criticavano il gioco, però eravamo molto solidi, una squadra che badava molto al concreto, una squadra che magari subiva anche poco rispetto agli altri. Dopo 5 giornate l'Inter è prima in classifica e Vieri e Crespo sembrano essere i nuovi gemelli del gol. A metà campionato, approfittando di un Batistuta in rotta con la Roma, il presidente Moratti ingaggia il bomber argentino. I nerazzurri hanno l'obiettivo di superare i quarti di finale di Champions League. L'avversario sarà proprio il Valencia dell'ex Hector Cooper. L'Inter non fallisce l'impegno ed è Vieri a firmare la qualificazione. In semifinale la squadra nerazzurra se la dovrà vedere con gli odiati cugini del Milan. Mai un derby aveva decretato l'entrata in una finale di Coppa Campioni. La gara di andata termina con un pareggio a reti inviolate, ma nel ritorno un gol di Shevchenko stronca i sogni di gloria interisti. In campionato la squadra termina al secondo posto. Diciamo che quell'anno lì siamo arrivati secondi in campionato. Siamo arrivati in semifinale di Champions League, persa con col Milan con 2 pareggi. Ci è mancato quel pizzico di, non so se di cattiveria o di fortuna. Certo che
mancava poco. La stagione 2003-2004 si apre ancora una volta con Hector Cooper in panchina, nonostante le perplessità dell'ambiente. E infatti, alla sesta giornata, dopo un ciclo di partite non esaltanti, Moratti esonera Cooper ingaggiando a sorpresa Alberto Zaccheroni. Il cambiamento però non dà la svolta prevista e l'Inter fallisce in Champions League, dove non si qualifica per gli ottavi, e in campionato, tra le poche soddisfazioni che raccoglie degne di nota, è la splendida vittoria sulla Juventus per 3-1. In squadra si è messo in luce il neo acquisto Cruz, un giocatore che regala bei numeri e gol importanti. La stagione è intensa ed è piena di amarezze. Al termine del girone di andata, Massimo Moratti si dimette dalla presidenza della squadra. Gli subentra Giacinto Facchetti. È qualche cosa che per conto mio mi mette in condizione di avere responsabilità anche la persona che andrà lì, cioè Facchetti. Mi sembra che sia giusto dargli anche un posto importante e mette me in una condizione di stare leggermente più tranquillo. Mi sento responsabile perché io rispondo per la squadra, perché per la squadra rispondo io. E noi in questo ultimo periodo, e queste dimissioni sono coincise con questo ultimo periodo, noi non ci siamo espressi al meglio. Confido fortemente ancora in un ripensamento. Moratti rimane comunque il proprietario del club. A fine campionato, per rinforzare la squadra, Moratti prende Stankovic dalla Lazio e fa rientrare Adriano dal Parma. Adriano è un qualche cosa che tu capisci che ha una potenzialità infinita, grandissima, e potenzialmente il più grande giocatore del mondo. Ha bisogno man mano di strutturarsi sia qualitativamente che quantitativamente come continuità di gioco, ma sinceramente credo che abbia ancora da dimostrare tantissimo e che è un fantastico giocatore, questo senza dubbio. Ripeto, il centravanti è il ruolo più difficile, perché è il ruolo dove tu devi, se non fai gol non sei nessuno, e nello stesso tempo è il ruolo dove hai difensori che ti stanno attaccati, che ti picchiano, che ti curano da vicino. Quindi devi avere una grande qualità per essere forte, e lui ce l'ha. L'idillio fra Christian Vieri e i tifosi interisti inizia a sgretolarsi mentre si fa sempre più amare un giovane calciatore nigeriano, Oba Oba Martins. L'Inter chiude il campionato 2003-2004 al quarto posto e la dirigenza decide che è arrivato il tempo di cambiare la conduzione tecnica della squadra. E allora addio a Zaccheroni, e finalmente arriva in nerazzurro con quasi 2 anni di ritardo Roberto Mancini. Mancini ha dimostrato anche con noi che riesce a creare un gioco molto bello per la squadra, è professionalmente serissimo, ma serissimo devo dire, è proprio molto attento anche ai particolari, sia da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista proprio del suo mestiere di allenatore. Ha molta ambizione, che non guasta, ma credo che abbia le qualità per far benissimo. Ma io ritengo di aver portato quello che so di calcio, quello che ho potuto imparare in tanti anni di carriera da giocatore, la mia esperienza, anche un po' di estrosità che avevo da giocatore, mi è rimasta anche adesso da allenatore, quindi diciamo che queste cose le ho portate e spero che possano essere utili all'Inter. Con il neo tecnico vengono presi anche Veron, Davids, Zemaria, Burdisso, Cambiasso e Favalli. Come sempre, anche per la stagione 2004-2005, la squadra milanese è impegnata su 3 fronti, campionato, Champions League e Coppa Italia. La squadra di Mancini esprime un bel gioco e finalmente fa divertire i tifosi. Nonostante il bel gioco espresso, l'Inter non sempre riesce a vincere le partite e centra così una serie infinita di pareggi. Ma questo trend gli permette lo stesso di chiudere brillantemente al terzo posto in classifica. In Champions League, l'Inter riesce ad arrivare ai quarti di finale, dove gioca incredibilmente con il Milan. Il derby di Coppa con i cugini è sentitissimo. All'andata l'Inter perde 2-0, ma il clou è il match del ritorno, quando la partita viene sospesa a 17 minuti dalla fine per lancio di oggetti in campo. Un fumogeno colpisce il portiere milanista Dida. I nerazzurri perdono 3-0 a tavolino ed escono così dalla Champions. Soddisfazioni riserva invece la Coppa Italia, dove il cammino è brillante. Vengono eliminate Bologna, Atalanta e Cagliari. In finale la sfida è con la Roma. All'Olimpico i nerazzurri si impongono per 2-0 con doppietta di Adriano. Il ritorno si gioca il 15 giugno 2005. San Siro è vestito a festa. E l'Inter trova subito il gol della vittoria.
L'Inter conquista così la Coppa Italia. L'Inter vince la Coppa Italia, doppia finale sulla Roma, 2-0 all'Olimpico, 1-0 a San Siro. Presidente, potremmo dire finalmente. Sì, finalmente, ma io lo considero un inizio, devo dire, la mia soddisfazione in questo momento, perché credo che questo abbia rotto un certo tipo di situazione psicologica, per cui credo che questo sia un inizio molto favorevole per fare delle ottime cose l'anno prossimo. Io dico sempre che un trofeo tira l'altro, quindi speriamo che sia così. Il bilancio di questa stagione credo che sia positivo, positivo perché alla fine comunque l'Inter è ritornata a vincere qualcosa, anche se era il nostro terzo obiettivo, però era importante ritornare a farlo dopo diversi anni. E soprattutto è positivo perché la squadra da novembre in poi ha fatto benissimo. In estate, il 20 agosto, si gioca la Supercoppa di Lega, la partitissima con la Juventus. La gara è decisa da un gol di Veron. L'Inter conquista così la Supercoppa di Lega. E un altro trofeo della gestione Mancini entra nella bacheca nerazzurra. Io credo che la squadra, l'allenatore e tutto, insomma, siano pronte per vincere. Quest'anno è solo una questione di volontà e di grinta. Una grossa questione di volontà e di grinta, di continuità e di concentrazione. E la fortuna ti segue se hai queste doti. In oltre 100 anni di storia, il pianeta Inter si è popolato di grandi campioni, indimenticabili presidenti, emozionanti vittorie e imperdibili sfide. Dallo scudetto alla Coppa Campioni, dalla Coppa UEFA alla Coppa Italia, tutto ha conquistato l'Inter vincendo e divertendo, ma soprattutto rimanendo sempre l'Inter, la squadra dell'aristocrazia del calcio, la squadra di chi si vuole sempre sentire protagonista.